Il contrasto col pallone che rimane lì. Capelli prova a scanciare il mancino, potente ma impreciso. Viene incontro Wilkrater, il pallone è lungo per il colpo di testa di Ausserhofer che si stampa sulla traversa. Da parte Schweitler, Schweitler in area, Schweitler tocca per il vantaggio di Bolzano. Tra le proteste del Lazio che volevano il fuorigioco e invece è giudicato regolare il tocco, la posizione di Johannes Larker. Ed un basolare di rigore anche i centrali del Lazio, Di Marco di testa, Coticoni e gol! Una leggera deviazione, il gol da parte di Matteo Coticoni. Tatarani calcia molto bene, le torri il Lazio ce l'ha e chissà che proprio da una di queste situazioni non possa arrivare il gol. Sì, qui Tatarani ha messo in mezzo, è arrivato il 2-1 del Lazio, è arrivato il gol, dovrebbe aver segnato Funari. Milone che può proporre il cross, deviazione, pallone che spiova al limite, Capelli, deviazione, Schweitzer piove sul secondo palo. Allarga a destra per Larker che mette il cross dalla tre quarti, il colpo di testa di Rekla, vola Zuccaro a Devietti, parte Schweitzer, pallone che rimane lì, Zuccaro, calcio di punizione in direzione di Funari, buono il controllo e poi destro improvviso quel pallone, quindi la verticalizzazione a memoria alzando questo campanile, ma arriva il triplice fischio di Salvetti, è finita al Daneri di Chiavari, vince il Lazio che batte 2-1 Bolzano grazie ai gol di Coticoni e Funari.